Olimpico di Milano, dove abbiamo appena salutato i pugili italiani che sono stati campioni del mondo, e Gianni Parisi, portoricano Sammy Fuentes, nel tentativo di conquistare il titolo mondiale dei Welter Junior nella versione WBO. Giovanni Parisi, dopo essere stato medaglia d'oro alle Olimpiadi di Seul nel 1988, è diventato campione del mondo dei pesi leggeri il 24 settembre del 1992 sul ring di Voghera. Ha difeso il titolo che gli è stato tolto a Taino e adesso tenta per la seconda volta nella superiore categoria di peso. Il primo tentativo effettuato l'8 aprile dell'anno scorso sul ring di Las Vegas non è andato a buon fine per una ragione piuttosto semplice, perché di fronte a lui Giovanni Parisi ha trovato uno dei migliori pugili . Abbiamo dei contributi, ecco, che ci illustrano la carriera di Parisi. Questo alle Olimpiadi contro il russo Kazarian, che era il favorito nella categoria. Guardate questo gancio destro. Il gancio destro che ha messo al tappeto quello che era il favorito. Vedete, guardate, le gambe non reggono. E l'arbitro ferma il match e fa molto bene, perché vedete che il pugile russo non si reggeva sulle gambe. Qui in finale contro il rumeno Dumitrescu. Ricordate il destro di Parisi? E questo è il gancio sinistro. E anche Dumitrescu non ce la fa. Parisi gli ha semplicemente spento le lampade. Medaglia d'oro dunque per Giovanni Parisi, che qui vediamo invece negli spogliatoi. Poi invece le immagini della medaglia. Siamo entrati per un attimo negli spogliatoi di Giovanni Parisi e qui invece ce lo ripropongono da professionista. Questo è l'inglese Ayers che va al tappeto sul ring del Palazzo dello Sport di Roma. E anche negli spogliatoi. È stata una brillante difesa del titolo mondiale contro Ayers. E qui invece è il match con Chavez. Immagini dell'undicesima ripresa, quando i due pugili si sono un pochino così, hanno fatto un po' di battaglia. Ormai purtroppo il match è deciso, ma in ogni caso una sconfitta ai punti per Giovanni Parisi contro, ripeto, uno dei migliori pugili di ogni categoria di peso. E questo invece è Sammy Fuentes contro lo stesso Chavez. Ha perso per KO tecnico la decima ripresa, ma non senza aver messo in difficoltà il suo avversario. Gli ha fatto incassare alcuni duri colpi prima di cedere per KO tecnico al decimo round. Chavez è uno dei due avversari in comune che hanno Parisi e Fuentes, l'altro è Pendleton, contro il quale Parisi ha vinto i punti, mentre invece Fuentes ha perso per KO la prima ripresa. Ad ogni modo, non mancano le sconfitte nel record di Sammy Fuentes. Queste sono le operazioni di peso, dove Parisi ha pesato 62.800, mentre Sammy Fuentes al limite della categoria 140 libbre, 63.500. C'era evidentemente qualche preoccupazione nel clan del pugile portoricano, che però è rientrato di misura nei limiti della categoria. Dicevo che non mancano le sconfitte nel record di Sammy Fuentes, ma c'è una considerazione molto importante da fare. 13 degli avversari di Sammy Fuentes o sono stati campioni del mondo o hanno combattuto per un titolo mondiale, quindi c'è sicuramente pugile portoricano una maggiore abitudine ad incontrare avversari di valore, che non mancano neanche nel record di Giovanni Parisi, ma sono meno numerosi, quindi una maggiore, ripeto, abitudine, quindi ovviamente una maggiore esperienza a favore ovviamente di Parisi, il fattore campo innanzitutto, ma poi sul ring conta fino a un certo punto.
Ecco che si sono spente le luci qui al Palalido per seguire l'ingresso dei pugili. Entra per primo Giovanni Parisi, che è lo sfidante. C'è una specie di protocollo negli incontri di pugilato, è sempre lo sfidante a salire sul ring per primo. C'è l'arbitro dell'incontro, che è l'americano Raul Kainz, che è al suo 37esimo campionato del mondo. La giuria, che francamente non si può definire neutrale, due messicani, Rafael López Santos e Jesús Arias Torres, e l'inglese Roy Francis. In sostanza abbiamo un arbitro che è di Los Angeles, la città dove vive Sammy Fuentes, due giudici messicani che parlano la stessa lingua di Fuentes e un giudice inglese. Peraltro, guardando il record, esaminando il record dei due pugili, viene da ritenere almeno improbabile una soluzione ai punti tra due pugili entrambi dotati di notevole potenza e forse entrambi anche un po' sensibili ai colpi, perché questa è una considerazione che pure bisogna fare. Ecco che arriva sul ring Sammy Fuentes. Mi ha detto qualche giorno fa: una volta avevo i capelli lunghi, poi dice ho deciso di tagliare. L'arbitro che esamina i suoi guantoni. Fuentes ha 32 anni, è nato nel 1964, quindi li ha appena compiuti. Giovanni Parisi è nato il 2 dicembre 1967. Il record di Parisi: 31 vittorie e 2 sconfitte, con 23 successi prima del limite. Il record di Sammy Fuentes: 33 vittorie, 13 sconfitte, un pari, con 28 soluzioni prima del limite. Io ho anticipato questo numero, che adesso potete vedere nella grafica, insieme al peso, che ripeto è 62,800, 700 grammi sul limite della categoria dei junior. Del grande avvenimento, certo non ci sono i 15.000 spettatori che una volta facevano cornice alle grandi riunioni al Palazzo di Roma, ma è un tentativo importante quello di riportare il pubblico attorno al ring, il pubblico vicino a uno spettacolo. E le critiche che si possono fare, questa box tanto criticata, tanto distrattata. Io dico sempre, condensando in una frase il mio pensiero, dico sempre: il pugilato è sicuramente uno sport difficile, è uno sport pericoloso, si può morire, ma muore meno gente perché c'è la box. Ostenta uno spavaldo sorriso Sammy Fuentes, in attesa, ritengo, dell'esecuzione degli inni nazionali. Il primo sarà l'inno americano in onore dell'arbitro. È un inno che sentiremo molto durante le Olimpiadi di Atlanta. Tra l'altro è un inno che viene su sportiva, a qualsiasi livello, anche una gara tra due squadre universitarie, ecco, richiede sempre questo protocollo, anche perché probabilmente in un paese così vasto, così poco omogeneo come gli Stati Uniti, c'è bisogno di ricordare ai suoi cittadini che appartengono ad un unico grande Stato. Se il protocollo vuole l'inno dello sfidante, quindi un'occasione probabilmente per il pubblico anche di sottolineare il
suo appoggio al tentativo di Giovanni Parisi. Molta tensione nel viso di Giovanni Parisi. Molto chiuso, molto abbottonato in questi ultimi tempi. In effetti questo tentativo, al di là della diversità dell'avversario, è un po' diverso dal tentativo compiuto l'anno scorso a Las Vegas. La situazione ambientale è molto più favorevole al nostro pugile, non c'è stato il problema della trasferta, non c'è stato il problema di un ambiente, non dico ostile, ma comunque diverso. Adesso c'è l'inno portoricano. Porto Rico, piccolo paese che ha dato tantissimi campioni alla boxe. Qualcuno ce lo ricordiamo bene, Calleja. È venuto a Lori, il titolo mondiale che aveva conquistato contro il dominicano Cruz. Opportunamente abbreviati gli inni, perché è importante il cerimoniale, è giusto dare alla coreografia l'importanza che merita, ma bisogna anche tener conto delle esigenze degli atleti, dei pugili, che in questi momenti ovviamente vedono l'ora di poter scaricare questa tensione sul ring. Ecco qui la giuria, l'arbitro Raul Caiz e i giudici Rafael Santos, Jesus Torres e Roy Francis. Tutto dovrebbe essere in ordine. Ultimi attimi. Anche qui preliminari ridottissimi. Approfitto per ricordarvi che tra una settimana saremo a Las Vegas per il mondiale tra Mike Tyson e Frank Bruno. Ed è la prima ripresa, Giovanni Parisi all'attacco di Sammy Fuentes. Manca il gancio sinistro Fuentes. Fuentes in avanti, prova col sinistro, si sbilancia Parisi. Parte col destro Parisi, non trova il bersaglio. Il destro Parisi sull'attacco di Fuentes.
fuori misura con il destro Fuentes. Il sinistro di Parisi. In avanti Fuentes, gira Parisi che tocca col gancio sinistro, poi prova il montante destro. Col sinistro al corpo, Parisi. Gancio sinistro di Fuentes. Viene sempre in avanti Fuentes, lavora il corpo, si sottrae Parisi che riguadagna la distanza ed il centro del ring. Il gancio sinistro di Fuentes. Chiude una prima ripresa che Parisi si è aggiudicato nel finale con questa brillantissima serie. Lo rivediamo. La serie di destri. E poi l'intervento. Perché le urla del pubblico avevano coperto il suono del gong. Comunque si è visto dalla prima ripresa che il compito non è facile, questo Fuentes è un attaccante, poco spazio a Parisi, lo pressa molto e solo nel finale Parisi è venuto fuori con molta autorità. Il campionato del mondo dei Welter Junior, versione WBO, Giovanni Parisi all'attacco di Sammy Fuentes, che difende per la seconda volta il suo titolo. Destro e sinistro di Parisi, evita un pericoloso colpo dell'avversario Parisi. Il destro di Fuentes. Sulle corde Parisi, pressato da Fuentes. Manca di poco un bel destro Parisi, evita il sinistro dell'avversario. È stato un colpo basso di Fuentes che si scusa immediatamente. Il destro di Fuentes, poi del pugile portoricano. Lo blocca Parisi. Ma Fuentes non antiscaglia un destro, evita la misura. Destro fuori, poi il destro di Parisi.
posizione. Ancora Parisi, che però non trova il bersaglio. Cerca di colpire d'incontro Parisi sull'attacco dell'avversario, che lo pressa continuamente, confermando le sue qualità di guerriero e di pugile abituato a durissime battaglie. E la conclusione della seconda ripresa, questa mi pare favorevole a Sami Fuente. Qui ci ripropongono un destro di Parisi. Comunque in questo secondo round è stato Fuentes il più attivo, non soltanto perché ha attaccato, perché ha assunto l'iniziativa, ma anche perché come numero di colpi sono stati più numerosi quelli che ha portato il portoricano. Messi che comunque si conferma difficile, si conferma aperto. È la terza ripresa del Mondiale dei Welter Junior, versione WBO, le immagini vi giungono in diretta dal Paralido di Milano. Sami Fuentes difende per la seconda volta il titolo contro il... Sempre in avanti comunque Fuentes. Lo fa spesso quello di cambiare guardia il nostro pugile, che è sostanzialmente ambidestro. Non dà spazio all'avversario Parisi, fino a che non riesce a guadagnare la distanza. Il destro di Parisi. Misura col sinistro Fuentes, poi cerca di lavorare al corpo, il destro di Fuentes, sempre in guardia destra il sinistro di Parisi, ancora il sinistro. Molto bene Parisi, che evita i colpi dell'avversario, rientra bene, non gli riesce questo destro, ma tocca poi col sinistro. Toccato col sinistro Fuentes. Della terza ripresa, questa favorevole a Giovanni Parisi. È stato un gran destro di Parisi all'inizio di questo round.
che ha scosso il pugile portoricano, che però poi, come avete potuto vedere, ha reagito molto bene. È sicuramente un match difficile, ci sono pericoli. Fuentes non si sottrae alla battaglia. E siamo alla quarta ripresa. Scattato dal suo angolo Fuentes. Parisi, che cerca di colpire d'incontro, questa volta non va a segno. A due mani Fuentes, incessante l'azione del portoricano. Sono davvero riprese di 3 minuti quelle che impone. Parisi, ma è sempre Fuentes che pressa e che va in avanti. Sinistro al corpo, poi alza la traiettoria dei colpi Fuentes. Col destro Fuentes. Sempre in guardia destra Parisi. Tocca col sinistro il nostro pugile. In avanti Fuentes col sinistro. Sottrae. Incassa un destro. Il montante sinistro e poi il destro di Fuentes. Incessante. Colpire d'incontro Parisi, non vi riesce. Il destro di Fuentes, il sinistro di Parisi. Tenta il montante destro Parisi ed arriva il gong della quarta ripresa favorevole al pugile portoricano. Siamo già alla quinta ripresa del mondiale WBO di Welter Junior. Situazione di perfetta sul mio personalissimo cartellino. Ho assegnato a Parisi la prima e la terza ripresa, la quarta sono state di Fuentes. Momento Fuentes continuamente in avanti. Il montante destro di Parisi. Sbanda Fuentes il sinistro, poi il destro. Cerca il colpo decisivo Giovanni Parisi. Però incassa un sinistro, attenzione, attenzione per Fuentes, è pericoloso. Pugile di grande orgoglio, di grandi risorse, pugile portoricano. Con misura il destro di Fuentes, che adesso mette le corde il nostro pugile.
Grande guerriero Fuentes. Sinistro Parisi, sinistro al corpo di Parisi, lavora due mani Fuentes, sembra passa la guardia, Parisi incassa un sinistro. Braccio abbassate Parisi. Il sinistro Fuentes. Lavora a due mani pugile portoricano, ma incassa un destro di Parisi. Lo tiene, poi ancora Parisi che colpisce. Non è soltanto un pericoloso attaccante, ma questo Fuentes, ma per il momento dà prova di sapere anche incassare. Durissimo questo quinto round ed è un round di Sammy Fuentes. Match durissimo, come potete vedere. C'è stato un momento all'inizio della quinta ripresa in cui Parisi ha dato l'impressione, non soltanto l'impressione, sicuramente messo in difficoltà, ma Fuentes ha reagito bene e nella seconda parte del round è stato lui a mettere il maggior numero di colpi, a confermarsi pericoloso, pericoloso attaccante ma anche solido incassatore. Perché non c'è dubbio che Parisi abbia il pugno per poter risolvere il match. Siamo così giunti alla sesta ripresa. Parte con il sinistro Fuentes. Si lamenta Parisi per l'irregolarità dell'avversario, poi colpisce con il destro. Il pubblico si rende conto delle difficoltà di Parisi. Un solido lavoro a corpo di Fuentes. Cassa un brutto destro a Parisi. Cerca di colpire col sinistro Parisi sull'attacco dell'avversario. Ora due mani, ma manca il destro di Fuentes. Sempre in avanti Fuentes. Ha evitato molto bene un colpo dell'avversario Parisi. Ma ecco, continuamente sotto pressione. Sulle corde Parisi.
lavora il corpo Fuentes, Parisi cerca di non dargli spazio, ma non è facile. Ancora Parisi sulle corde. Il destro di Parisi. E nessuno ha sentito il gong, ma c'è da registrare un altro round favorevole al campione del mondo, a Sammy Fuentes. Francamente io raramente ho visto un pugile fare box per 3 minuti intensi come Fuentes, cioè Fuentes sfrutta proprio dal primo all'ultimo secondo il tempo a disposizione, tiene sotto pressione Parisi, qui però vedete Parisi è riuscito a toccarlo con il destro, ma anche se Parisi è sicuramente un pugile dotato di notevole potenza, Fuentes fino a questo momento, al di là di un paio di momenti di difficoltà, ha dimostrato di saper tenere i colpi del nostro pugile. Siamo alla 7ª ripresa, si entra quindi nella seconda metà dell'incontro. Destro di Parisi. Il montante destro Parisi. Il montante destro di Fuentes, poi il sinistro. Lavora da vicino Fuentes. Poi sinistro, sempre in avanti Fuentes, contra con il destro Parisi. Sempre in avanti Fuentes, le mani. Fuentes tiene tutto. Costretto a prendere dei rischi Parisi per portare i suoi colpi. Sinistro di Parisi. Poi il destro di Parisi. E la conclusione di un round che forse Parisi ha pareggiato. Un round duro, ma nel finale Parisi è riuscito a mettere a segno qualche buon colpo. Ma l'impressione, ripeto, è che questo Fuentes non sia soltanto pericoloso in fase d'attacco, ma sappia anche tenere.
Match durissimo comunque. Come del resto era stato detto e come si poteva bene immaginare dalla lettura attenta e cruciale del record. Al di là del conteggio delle vittorie e delle sconfitte, era la qualità degli avversari di Fuentes che faceva pensare a un pugile abituato alle dure battaglie del ring. Ottavo round. Ovviamente si combatte sulla distanza delle 12 riprese. Alza le braccia quasi da Fuentes. Parisi in guardia destra. Gancio sinistro di Parisi. Sinistro forse basso di Parisi. Sinistro di Parisi. Però lavora col jab destro Parisi. Sinistro di Parisi, poi il destro. Gira bene Parisi, si toglie dalle corde, poi colpisce col gancio sinistro, ancora il gancio sinistro. Poi il destro, sinistro ancora. Sinistro e destro. Ancora il sinistro di Parisi. Si è allentata un po' l'azione di Fuentes. Parisi, destro, sinistro, destro. E KO tecnico, KO tecnico, KO tecnico accettato da Sammy Fuentes, che non protesta, non protesta. Aveva lo sguardo che si può vedere se le telecamere quadrano Fuentes, si vede benissimo. Come ormai Fuentes fosse sull'orlo del KO. Forse l'arbitro nel fermare il match ha tolto a Giovanni Parisi la soddisfazione di stendere l'avversario, ma la mia impressione è che Fuentes fosse maturo per il KO. Si è spento quasi d'improvviso Sammy Fuentes, ha rallentato la sua azione e Parisi ne ha approfittato con grandissima lucidità. Fino alla settima ripresa, ecco qui, guardate, attenzione, vedete che Fuentes ora subisce, non reagisce come aveva fatto invece in tutte le circostanze precedenti, incassa un durissimo sinistro al corpo e qui l'arbitro interviene e firma il match. Ecco il destro, è stato un match durissimo. La regia di Danilo Zannon ci ripropone le fasi decisive di questo splendido match. Ecco, vedete con quale bravura è entrato con il destro Parisi. Guardate lo sguardo di Fuentes in questo momento, guardate. E la telecamera super motion, questa azionata da Danilo Zannon. Prima volta usata nel pugilato in Italia. E vedete che non protesta Fuentes, questo è il segnale.
Fuentes ha accettato la decisione dell'arbitro ben consapevole di avere speso tutto. Parigi ha dovuto soffrire, ripeto, era sicuramente in svantaggio ai punti. Avevo due punti a favore di Sammy Fuentes alla fine della settima ripresa, ma appena si è... Adesso posso parlare! Ecco la moglie di Giovanni Parigi sul ring. Appena si è allentata la pressione di Fuentes, Parigi ne ha approfittato. Lasciamo un attimo la linea alla regia, poi torneremo qui dal Palalido per celebrare questa straordinaria prestazione di Giovanni Parigi. Domenica 17 alle 8 e alle 12.30 in esclusiva su Telepiù 2. Naturalmente Giovanni Parigi in trionfo sul ring del Palalido. Giovanni, è stata dura, ma alla fine fermato, o lo hai fermato? L'ho fermato con dei colpi, comunque non sono contento che non riuscivo a sbloccare il fiato, forse troppa tensione, troppa difficile scaricarla. Questo tempo qua ho accumulato molta tensione, anche perché ci sono state parecchie polemiche, non sono stato capito in questo mio silenzio stampa. Ma sono cose ormai passate, no? No, non sono passate, non ti ha la soddisfazione di avere fermato un guerriero che ti ha pressato per fare meglio del pugilato. Sta ancora dentro di me, non sono riuscito. Meglio così che ci sia ancora, che ci siano ancora delle riserve, no? Volte bene, però lì ha tenuto, poi a un certo punto secondo me era arrivato il bicchiere, era colmo. Vediamoci che con il migliore di Chavez lui ha tenuto 10 riprese. Non è un paragone da fare. Io spero che possa più avanti affrontare anche, sì, sono ambizioso, dei grossi campioni, però con la possibilità di... L'ambizione è importante, sai, non è mica un difetto. No, perché qualche giornalista l'ha presa come io volevo scalare le montagne, mi ha preso per testardaggine, il mio carattere, sono cose diverse. Questo mi ha fatto... Spero di che mi mettano in migliore condizione possibile per poter affrontare qualsiasi campione, anche il più grande che ci sia. Comunque complimenti, perché tutto l'incontro è venuto bene, insomma, ci sono stati momenti difficili e poi la conclusione è stata straordinaria. Sento che dopo il Palaeuson abbiamo riaperto dopo 7 anni il Palalido, è una cosa importante. È una prima tappa per te e per il pugilato. Sì, importante. Complimenti. Grazie. Ancora. Ciao. Sammy Fuentes. Sammy, you were in front, in my opinion, until the seventh round. Era in vantaggio fino alla settima ripresa. What happened? Che cosa è successo poi? Well, it was a tough fight. He had a good fight, strong sponsor, but I lose a little bit my style. So it was a little bit sloppy, but he's a good fighter. I will be back. I'm going to keep training and do a good fight next time. Do you have anything to complain about the referee stopping the fight? Gli chiedo se deve lamentarsi del fatto che l'arbitro abbia fermato il match. Well, the fight was all right. He stopped it all right because I was a little bit tired too, you know. But... Io ero stanco, credo che l'arbitro abbia fatto bene e credo che questo commento, tutto sommato, chiuda eventualmente se ci dovessero essere delle polemiche. Ma sentiamo Mr. Jerken, il suo manager. Do you think the referee did
the right thing in stopping the fight. Gli chiedo se pensa che l'arbitro abbia fermato la cosa giusta nel fermare il match. Yes, he did right. He did right. It was the same as night tonight. Because I had him in front until the seventh round. Io l'avevo in vantaggio fino alla settima ripresa. It was the same as night tonight, so it would have been this round, it would have been the next round most probably. Dice, non era il miglior Fuentes questa sera. A me, l'impressione invece che ha fatto un match. I had the impression he did very good seven rounds, che abbia fatto sette ottime riprese. But he knows himself, he knows how he felt, and we knew the last couple of rounds, he didn't look like he normally would look. Something wrong, maybe making all his weight all the time, because it's getting harder and harder for him to make the weight. But Marisi fought very good tonight, and all the credit to him, and I'm happy for you people, because you have a champion again. Dice, sono contento per voi perché avete sicuramente un campione. In any case, it was a good fight, and... Okay, thank you anyway.